dire poco, altamente critica, sarei veramente poco attento alla realtà. Una situazione drammatica. Un carcere che potrebbe ospitare 310 detenuti, ad oggi sono 685 utenti. Pensate che nel 2020, quando è avvenuta l'evasione, erano circa 650 detenuti. Questo dà il termometro di una situazione fuori controllo, perché mancano la bellezza di 55 agenti, manca un comandante titolare da oltre 2 anni, si ha bisogno del vice direttore che aiuti la direzione, ma maggiormente il sindacato oggi è qui per assicurare la sicurezza di donne e uomini che è in pericolo. Sono molto preoccupato e chi vi parla è un sostituto commissario della Polizia Penitenziaria, largamente e profondamente attento alla situazione delle carceri italiane e del personale di polizia. Io prima alla direttrice, poverina, è l'ultimo anello debole di una catena che oramai è arrugginita. Io mi rivolgerei, dopo l'incontro con il direttore, direttamente al vice ministro della giustizia, al mio caro amico Del Mastro, delle Vedove Del Mastro, a cui chiederei: avevi promesso 55 agenti e ne sono arrivati 25. Ti informo che sono andati in pensione e trasferiti 30 unità, quindi la situazione a Foggia. Manca un comandante di reparto effettivo, manca un vice direttore. Mancano 55 agenti, la popolazione detenuta è aumentata e i poveri agenti ogni giorno subiscono aggressioni, lesioni ed offese dalla popolazione detenuta. Chiudiamo questo stato di fatto su Foggia, altrimenti si ha la consapevolezza che non possiamo attendere alle nostre forme istituzionali, che è la sicurezza dei penitenziari.